Eccoci qua. Ok. No, aspetta. Ok. Quando c'è qualcuno, ditemi se si sente. Intanto iniziamo visto che la diretta. Ok, ciao Vale, dimmi se si sente, batti un colpo che ho attaccato anche l'altro cellulare. Ok, perfetto, direi che si sente. Allora, in attesa che arrivino altri partecipanti, iniziamo a dire di che cosa parliamo oggi. Oggi parliamo dei sintomi dello stress nel cane. Ok, perfetto, Vale, grazie. Ciao Giada. Ovvero ovviamente dalla sfera comportamentale, anche se magari faccio qualche accenno su quando bisogna preoccuparsi di questioni patologiche, ovviamente rivolgendosi poi a un veterinario. Intanto che cosa intendiamo come comportamenti sintomo di stress nel cane? Parliamo di comportamenti anomali, quindi fuori dal normale etogramma di un cane. Che ci devono mettere appunto in allarme per valutare se questo sintomo, che sicuramente dà disagio al cane, è di natura comportamentale, quindi bisogna cambiare qualcosa nella gestione del cane rivolgendosi magari a un educatore cinofilo, oppure se può essere appunto patologia, quindi qualcosa di fisico, perché spesso i sintomi da stress sono correlati anche all'aspetto comportamentale e patologico, oppure sono diretta conseguenza. Facciamo subito qualche esempio, poi magari se avete appunto se avete domande, questioni particolari, ciao Gennaro, scrivete sotto nei commenti così nel mentre della diretta poi rispondo anche a voi. Allora, mi sono scritta quattro punti perché era un po' lungo il discorso. Iniziamo dal problema più frequente in assoluto, probabilmente oltre al cane che tira il guinzaglio, ovvero l'ansia da separazione. L'ansia da separazione non sono nient'altro che dei sintomi di un fortissimo stress nel cane. Spesso si manifestano sia nel cuccio sia nell'adulto, in particolare ovviamente se non è mai stato abituato a stare in casa da solo, ma parliamo proprio dei sintomi specifici. Primo tra tutti l'abbaio. Questa diretta, lo sapete, va in onda sia sul mondo degli Spitz, il gruppo, sia nel nostro gruppo Play Dog and Cat Community, e nel gruppo degli Spitz in particolare si parlava dell'abbaio. In questo caso parliamo di abbaio quando il cane resta a casa da solo, quindi di solito è un ululato, un abbaio disperato, piagnucoloso, diciamo, se non addirittura proprio pianto, quindi guaiti e uggiolii. Ecco, in questo caso appunto l'abbaio è ovviamente un sintomo da stress, causato dal fatto che il cane non è in grado di autogestirsi restando a casa da solo, non ha mai imparato, non ha abbastanza sicurezza in se stesso, è successo qualcosa, eccetera, eccetera. Diverso è il discorso, lo so che tutti voi del mondo degli Spitz aspettate con ansia la prossima puntata per l'abbaio quando si è fuori casa. Perché quando si è fuori casa il problema dell'abbaio di solito è legato alla presenza di altri cani, quindi il sintomo da stress non è di per sé l'abbaio, o meglio, diciamo il motivo dello stress è il fatto che c'è un altro cane presente, quindi il problema è proprio diverso. Mentre se il cane resta a casa da solo, il problema è interno al cane, non è esterno. Il fatto è che il cane non riesce a stare a casa da solo. Non c'è un agente esterno che gli causa stress. Il cane stesso si fa venire un sintomo da stress, che appunto è l'abbaio, l'uggiolio, piangere, c'è chi va avanti 5 minuti, sì, vale il tuo Tommy, ok, chi va avanti mezz'ora. In questa puntata non voglio parlarvi di come risolvere ciascun sintomo dello stress, perché? Perché ogni sintomo che oggi andiamo a vedere ha un discorso poi a parte per la risoluzione. E magari poi appunto ci programmiamo delle puntate apposta sull'ansia da separazione, su cui tra l'altro ho già fatto un video sul canale e su tutte le altre che andiamo a vedere. Quindi abbaio, uggiolio, bisogna, ecco quello che dicevo prima, bisogna capire la motivazione. In questo caso appunto ansia da separazione, ma altre cose possono essere fare pipì e cacca in casa.
Ovvio, qua parliamo, finché il cucciolo ha fino a circa 6 mesi, il cucciolo deve ancora imparare a regolarsi, quindi può essere normale qualche incidente. Ma se capita anche successivamente ai 6 mesi di frequente che il cane faccia pipì e cacca in casa, allora lì c'è un problema. In particolare, la cacca e la pipì in casa possono essere un sintomo di stress, di disagio, dovuto magari anche a qualcos'altro, attenzione, non necessariamente appunto a restare a casa da solo. Beh, se lo fa solo quando resta a casa da solo, sì, ok, il problema è quello. Ma spesso e volentieri ci sono cuccioli o adulti che fanno pipì in particolare, ma anche cacca, su divano e letto, piuttosto che nella cuccia in luoghi specifici dove magari c'è l'odore del proprietario o dove c'è l'odore del cane o di altri cani o addirittura mi è capitato gatti. Questo è assolutamente un sintomo di disagio. Il cane sta cercando di comunicare qualcosa che non va, è un comportamento anomalo, perché non solo il cane fa i bisogni in casa, che ripeto, qualche incidente ci può anche stare fino ai 6 mesi, oppure se il cane resta tante ore da solo in casa e ha bevuto tanto, per fare un'ipotesi. Qua si parla di comportamenti però reiterati nel tempo. Il cane appunto ci sta comunicando un forte sintomo di disagio perché va a fare pipì e cacca in luoghi specifici che significano qualcosa per lui. E ripeto, anche qua bisogna andare a capire perché. Faccio alcuni esempi, alcuni cani potrebbero essere fortemente insicuri, quindi vanno a fare pipì e cacca sul letto o sul divano del proprietario per mischiare il loro odore con quello del proprietario e sentirsi più sicuri loro stessi. E può accadere sia se sono da soli a casa, sia se il proprietario è in casa con loro, ma ovviamente in quel momento non lo vede perché se lo vedesse lo sgriderebbe. Quindi anche questo qua può essere un segnale appunto di stress e di disagio dovuto a qualcos'altro. Cioè il cane non sta facendo pipì e cacca sul letto o in un altro punto di casa perché gli scappa, perché ha qualche problema patologico. Lo sta facendo per comunicare qualcos'altro. Parliamo un attimo di queste due. Allora, abbiamo parlato dell'abbaio e di fare pipì e cacca. In questi casi è difficile che ci sia dietro qualcosa di patologico. Perché abbaiare, uggiolare di solito hanno motivazione comunque, appunto, lo stare a casa da solo, fuori se si vedono altri cani, se il cane ha paura, quindi il problema è l'insicurezza, quindi ha paura delle persone, di una situazione in particolare. E stessa cosa, pipì e cacca, beh, pipì potrebbe anche essere qualcosa legato alle vie urinarie, quindi magari. Un assalto dal veterinario per controllare si può fare, è sempre una buona idea, però tendenzialmente i cani non tendono a soffrire molto di cistite, mentre paradossalmente nel gatto, io sono anche consulente comportamentale per gatto, nel gatto la prima cosa che si va a vedere se il gatto fa pipì in giro è che non abbia la cistite o la struvite, nel cane è molto più difficile che il problema sia quello. Piccola parentesi su questo, il cane che ha la cistite, per quello che mi è capitato di vedere fino adesso, fa pipì in continuazione, non la fa una o due volte anche al giorno sul letto, la fa 10 volte in casa e quasi non riesce a tenersela. Ripeto, per quello che ho visto io, poi magari la veterinaria del gruppo Il Mondo degli Spitz ci illuminerà su questa patologia in qualche suo video. Idem con patate per la cacca, tendenzialmente è un significato comportamentale, in questo caso non patologico, tuttavia una visita da un veterinario, soprattutto se la cacca non è bella, è sempre meglio farla. Passiamo, già che parliamo di cacca, passiamo a dire della dissenteria. Ovviamente la dissenteria invece in questo caso di solito è primariamente un problema patologico che può essere la giardia, può essere i vermi, può essere difficoltà di digestione, problemi intestinali, un sacco di cose. Tuttavia esistono anche delle occasioni in cui la dissenteria si presenta improvvisamente e dura pochissimo. Cioè il cane magari va in dissenteria una, due volte di fila e poi basta. Cioè, fino un attimo prima aveva fatto cacca normale, fino un attimo, cioè dopo questa una o due scariche al massimo, torna a fare cacca esattamente normale. In questi casi mi è capitato personalmente di vederne, svariati tra l'altro, non una o due volte, ma parecchie volte, il cane è fortemente sotto stress.
Mi è capitato infatti di vedere quando lavoravo con un cane su qualcosa che era particolarmente difficile per quel cane lì in particolare, che poteva essere andare in un posto nuovo, socializzare con altri cani, con altre persone, eccetera, eccetera, oppure durante le lezioni di gruppo. Ecco, in particolare mi ricorderò sempre un caso di un cane corso che ha battezzato tutta un'area cani allegramente. Perché? Perché durante le lezioni di gruppo si mette il cane in un contesto difficile, in cui deve tirar fuori risorse, tante risorse per affrontare la situazione a cui magari non è abituato, e va in stress immediato, immediatamente il corpo reagisce. Io paragono un po' questa situazione allo stress da esami per noi. Quando abbiamo un esame davanti, e tendenzialmente tanti potrebbe capitare di dover... Ok, Sabina, dopo c'hai tutta la diretta tranquillamente da sentirti. Dicevo, questa è una dissenteria che non deve far preoccupare nell'immediato. Ripeto, è un problema che è un forte sintomo da stress puramente comportamentale perché si presenta in maniera forte, ok, ma per pochissimo tempo, cioè entro il giorno dopo assolutamente il cane deve essere tornato come prima. Invece, se anche qua vedete, la sfera comportamentale e patologica può essere correlata, perché se il cane vive uno stress cronico, quindi ogni giorno mettete un cane con una convivenza difficile con un altro cane, o con un'altra persona, o un altro animale in generale, un gatto o un coniglio presente in casa che gli causa stress, qualsiasi cosa, ecco il cane andrà in stress cronico. Quindi cosa succede? Ogni giorno subisce uno stress, reagisce magari appunto, in questo caso stiamo parlando di dissenteria, quindi un problema comunque fisico, e portandolo avanti per diversi giorni si arriva ad avere una patologia, perché ovvio non fa bene sicuramente andare di corpo in questa maniera per un lungo periodo. Quindi i segnali di stress, i sintomi di stress sono sempre, possono essere spesso, diciamo, correlati tra comportamentale. Magari una cosa inizia comportamentale e sfocia nel patologico, se si cronicizza, oppure al contrario, perché adesso vi faccio un altro esempio molto molto diffuso di sintomo da stress, il cane che gira su se stesso per rincorrersi la coda e o si morde la coda, quindi magari durante questo gioco di girare su se stesso o anche solo mordersi la coda e si tira via ciuffi di pelo o si causa addirittura ferite, una sorta di autolesionismo. Questo qua è un sintomo da stress solitamente imputabile alla sfera comportamentale, dettato a volte dalla noia, a volte da anche le pulci, però è un fastidio. Sì, beh, ecco, anche qua si mischiano effettivamente, patologico, il fatto di avere le pulci e di sfogare lo stress, un po' come noi quando ci mangiamo le unghie, il cane può tendere a girare su se stesso cercando di inseguirsi la coda per sfogare il nervosismo di questa situazione. Spesso e volentieri comunque anche per noia, appunto, come ho accennato prima, il cane prende questa forma qua appunto di stressarsi da solo, finendo però col farlo diventare una cosa cronica, quindi un comportamento cronico che gli porta ad autolesionismo alla coda. Ok, io sto guardando se qualcuno. Ok, tanti vedi che mi dispiace che lavorate. Per chi non lo sapesse, devo fare le dirette a quest'ora perché ho due bimbi piccoli dopo da andare a prendere all'asilo e la sera sarebbe impossibile. Impossibile, dicevo, senza i bambini che urlano. Quindi torniamo al problema appunto del sintomo da stress del cane che si morde la coda, si strappa via il pelo, si fa venire anche ulcere, ferite, irritazione in generale. Anche qui solitamente iniziamo dalla sfera comportamentale e sfociamo poi nella patologia perché? Perché bisogna andare a curarla questa coda, spesso bisogna mettere il collare elisabettiano o pomate per cicatrizzare le ferite che si possono creare per rimettere sul pelo che il cane va a strapparsi. E anche qui, come si va? Ripeto, non andiamo nei dettagli per ciascun problema, ma come si va a intervenire? Bisogna capire la motivazione alla base. Perché se c'è appunto un problema di pulci, bisogna andare a eliminare le pulci. Se c'è un problema di noia, bisogna andare a eliminare la noia. Per dirne un paio di cui ho sentito casi, uno l'ho anche seguito, il cane che resta da solo in giardino tutto il giorno, allora si annoia, a un certo punto prende questo metodo qua per sfogare, questa sorta di stress cronico giornaliero che ha.
Qua mi si è disconnesso. Beh, vediamo se si riconnette nell'altro gruppo. Quindi questo qua, ecco, i problemi da stress possono essere legati alla sfera patologica anche per questioni ormonali. Quindi sbalzi di ormoni, il calore nella femmina, il maschio che sente la femmina in calore o semplicemente l'adolescenza possono portare appunto a sviluppare problemi cronici, tra cui la dissenteria, il strapparsi il pelo, l'essere più nervoso in generale. E anche qua ovviamente non è che si può andare a curare la sfera ormonale, perché l'equilibrio ormonale, a meno che non ci siano problemi di tiroide o altro tipo di problematiche per cui bisogna rivolgersi al veterinario sempre, noi possiamo andare a verificare che non ci siano motivazioni comportamentali. Ciao a tutte, quelle che arrivano adesso. Perciò appunto andiamo a verificare, vediamo se qua riesce a riconnettersi. Porca miseria, no? Vediamo se riparte nell'altro gruppo, se no fa niente, no, niente, mi ha stoppato il video nell'altro gruppo, mannaggia miseria, scusate, ci riprovo a farlo partire. Dicevo, equilibrio ormonale può portare stress cronico perché è ovvio il cane subisce il suo stesso equilibrio ormonale ogni giorno e quindi può portare a sintomi da stress. Allora, vediamo, ecco, oltre all'alopecia causata dal mordersi, dal strapparsi il pelo da parte del cane, possiamo avere anche la questione di grattarsi. Similmente, cioè, può esserci una motivazione patologica, intendiamo le pulci, le zecche, una dermatite in corso, e perciò non, appunto uno pensa, no? A volte dicono nei gruppi Facebook, vengono fuori le domande, il mio cane si gratta continuamente. Sono sicuro che non ha le pulci, perché non le ho viste. No, prima in questi casi bisogna fare una visita veterinaria accurata, perché a volte appunto le pulci non si vedono, le dermatiti possono non essere così visibili e solo in un secondo momento si può dire magari il tuo cane si annoia tantissimo e ha preso questo comportamento di grattarsi compulsivamente per sfogare lo stress. E appunto diventa proprio un atteggiamento ossessivo compulsivo, come può esserlo per noi altre cose. Perciò se in questi casi qua, quindi grattarsi e strapparsi il pelo, prima una visita veterinaria sicuramente e successivamente si verifica la gestione del cane, perché spesso, ripeto, il problema è dato da eccessiva noia. O molto più raro, ovviamente, potrebbe essere addirittura il contrario, cioè cani magari da lavoro, da agility, che sono eccessivamente invece stimolati. Però nella nostra vita attuale, moderna, è molto difficile trovare questo tipo di cani, è molto più facile trovare cani fortemente annoiati. E non appunto, immaginate voi quando vi mangiate le unghie, se ve le mangiate, è un modo per sfogare lo stress. E lo stesso vale per i cani, però appunto possiamo arrivare a problemi, proprio a sintomi di disagio e problematiche. Altre cose, questa qua in particolare per chi ha un cane non castrato o non sterilizzata. Il cane che guaisce, si mostra inappetente, lo vedete che guarda nel vuoto, magari gratta la porta, tutti i comportamenti, non stiamo a vederli uno per uno, ve li ho semplicemente elencati, che indicano un sintomo di disagio legato al fatto di essere in calore per la femmina o di sentire le cagnoline in calore per il maschio. Qua è ovvio, uno dice, vabbè, la soluzione è la castrazione. Tantissime persone possono non voler castrare e sterilizzare la femmina, però ecco, volevo fare poi un video più avanti dedicato proprio alla sterilizzazione e castrazione solo dal punto di vista comportamentale, ripeto, non sfociando nel veterinario. Praticamente cosa succede? Alcuni cani subiscono molto di più l'assetto ormonale dato dal periodo dell'accoppiamento, diciamo così, perché sia per maschio che comunque non va in calore sempre. Pronto il maschio e la femmina invece durante il periodo di estro e stanno letteralmente male, cioè appunto sintomi come non mangiare
guardare fisso nel vuoto sognante, diciamo, non contro il muro, ma magari fuori dalla finestra, dal balcone, e cercare di uscire, di scappare da casa, dalle recinzioni e guarire senza nessun motivo apparente, senza nessun dolore fisico in giro per casa, sono sintomi da stress. Ora, per la questione castrazione e o sterilizzazione si valuta un attimo il cane e i suoi sintomi quanto sono gravi, perché personalmente se vedo un cane fortemente stressato da quel periodo, allora il mio consiglio poi è quello, perché a prescindere dai pro e contro veterinari, se un cane mi sta veramente male, sicuramente è da prendere in considerazione l'eventualità appunto di castrare e sterilizzare. Oltretutto, poi le femmine appunto possono anche subire in maniera patologica le gravidanze isteriche a ogni calore, quindi ogni caso è a sé. Tuttavia, appunto, se abbiamo un cane intero, quindi non castrato, maschio in questo caso, che dà segnali come inappetenza, guaito, proprio lo vediamo disperato durante la giornata, senza nessun motivo che si è fatto male, quant'altro, e scopriamo che c'è una femmina in calore, sappiamo benissimo che una femmina in calore nelle vicinanze, che vuol dire anche chilometri di distanza e non per forza il vicino di casa, sappiamo che quei sintomi in particolare di stress sono legati a questa motivazione specifica e non ad altro. Invece, restando nel sintomo da stress del guaito, il cane che guaisce quando lo tocchiamo mentre cammina per casa, fa solo quello, è un maschio castrato o una femmina sterilizzata, allora lì rientriamo nella sfera patologica. È probabile che il cane abbia un dolore, un disagio. Il dolore può essere anche mal di pancia, quindi non che gli tocchiamo la zampa e sente dolore, no, può essere qualcosa di interno che noi esternamente non abbiamo possibilità proprio di capire. Ecco, per quello che esistono i veterinari e non Facebook, ricordatevelo sempre, perché vedo sempre più spesso richieste, diciamo, nei vari gruppi per problematiche patologiche. È meglio affidarsi a un buon veterinario. Ecco, altri sintomi di stress. La sterilizzazione previene la piometra? Assolutamente sì. Spero che la veterinaria, oddio, non so pronunciare il nome, mi scusi, Frieda Tei, ne parli, perché appunto la piometra può essere molto pericolosa. Così come la gravidanza isterica, se è recidiva spesso, ripetuta ogni calore, non è sicuramente una cosa bella per la cagnolina. Quindi, però, ripeto, queste sono cose veterinarie, ne parlerà la veterinaria in altri video assolutamente. Invece, torniamo a sintomi da stress. Quelli che abbiamo visto adesso sono sintomi un po' tra virgolette gravi, appunto si collegano tanti alla sfera patologica, quindi a malattie, non intese come malattie ovviamente virus, ma a stati poi fisici, proprio di disagio, di problemi fisici. Invece parliamo di segnali calmanti, non so se li avete mai sentiti nominare. Famosissimo segnale calmante è lo sbadigliare, lo sbadiglio nel cane. Noi pensiamo, è stanco? No. Lo sbadiglio, allora, se il cane ha appena fatto un riposino e si è appena svegliato e sbadiglia, ok, sì, è perché è stanco, oppure se è veramente molto stanco da una lunga, lunga passeggiata fuori in campagna, in montagna, allora sì. In tutti gli altri casi, quando il cane è bello, sveglio, arzillo, in giro, fa la sua passeggiata e sbadiglia, quello è un segnale di stress. Chiamiamo anche sintomo, anche se sintomi, appunto, magari la parola è un po' più pesante, mentre segnali, tant'è che vengono chiamati segnali calmanti. C'è un eco pazzesco. Mi spiace, provo a stare un po' più lontana. Magari dopo controllerò quale dei due video è venuto meglio e scegliamo quale mettere, quale condividere. Vediamo. Ditemi se sentite così male tutti. Non so cosa farci col microfono. Torniamo a noi, segnali calmanti, dicevo sbadigliare. Ah, ok, allora magari Petra è un problema del tuo cellulare. Non so, prova a uscire e rientrare da Facebook magari. Torniamo ai segnali calmanti, dicevo sbadigliare è un classico. Però se,
facciamo qualche esempio di quando il cane può sbadigliare per comunicarci stress. Ecco, i segnali calmanti, con la premessa, scusate, non sono segnali che indicano che il cane deve essere tolto immediatamente dalla situazione che gli causa stress, ok, bene Petra, ma vuol dire semplicemente che il cane in quel momento sta affrontando una situazione particolare, quindi non è tranquillissimo. Adesso vi spiego perché questa premessa. Ad esempio, quando si lavora sulla socializzazione con gli altri cani, spesso i cani che non amano la presenza degli altri cani, sbadiglio è la prima cosa che fanno, sbadigliare per comunicare, un segnale calmante che vuole dire vengo in pace, non voglio litigare. Spesso viene associato al fatto che il cane guarda da un'altra parte. Ok, abbiamo capito che si sente bene, a posto. Dicevo, il cane guarda da un'altra parte, si gira proprio con tutto il corpo, si siede, si sdraia, evita in generale il contatto visivo, oltre a sbadigliare. Poi ce ne sono mille e mille altri segnali calmanti, questi diciamo sono i più classici. E appunto comunica all'altro cane una cosa specifica: il cane è in quel momento sotto stress, perché lo sbadiglio, soprattutto se è molto forzato, lo vedete proprio così tirata la bocca, è un chiaro segnale di stress, cioè tra cani codificano subito che il cane si sente a disagio. Tuttavia sta anche comunicando efficacemente che non solo ha disagio, ma disagio vuol dire non voglio litigare, non voglio avere problemi. Questo dovrebbe, poi parleremo appunto della comunicazione tra cani, questo dovrebbe mettere in buona anche il cane che si ha di fronte. E ripeto, se stiamo facendo un percorso col cane che deve risocializzare con gli altri cani, non andremo a toglierlo da quella situazione di stress, ci stiamo lavorando, andremo magari a affievolirla in modo che il cane debba usare meno i segnali calmanti o in maniera meno forte, e poi gradualmente ad aumentarla, appunto perché abbiamo un obiettivo in quel caso. Altri modi di utilizzare segnali calmanti ovviamente sono dal veterinario o dal toelettatore. Il cane magari sbadiglia, cerca di evitare il contatto visivo col toelettatore, nonché anche il contatto fisico. Questo è bene, non so se sapete, io faccio anche un toelettatura. È meglio evitare, appunto, non si stracoccola il cane, poi dipende dal cane ovviamente. Il cane che ha paura preferisce non essere toccato, preferisce non essere guardato, soprattutto direttamente negli occhi, e si sente più sicuro se non riceve segnali contrastanti con i suoi segnali calmanti. Perciò un cane che manda questi segnali calmanti desidera semplicemente o che la situazione cessi, quindi andarsene via dal veterinario, dal toelettatore o dall'altro cane, oppure che l'altro cane o la persona o il gatto, perché i cani cercano di utilizzare i segnali calmanti con chiunque altro, anche col coniglio che li sta inseguendo in quel momento, sperano solo che l'altro capisca e che quindi si ponga in una maniera delicata, diciamo, o che se ne vada, ecco. Di solito in realtà i segnali calmanti vogliono dire vattene, però non sempre questo è possibile. Provo a far ripartire di nuovo perché l'altro cellulare purtroppo mi sta dando un sacco di problemi. Quindi questi qua sono appunto segnali calmanti, e il segnale calmante di sbadigliare, ultimo dettaglio su questo, perché ripeto è quello più utilizzato in assoluto dei cani e soprattutto più travisato, cioè che spesso i proprietari dicono sbadiglia appunto a sonno, oppure ecco guardare da un'altra parte. Se vi è mai capitato di tornare a casa e trovare qualche disastro, qualcosa di rotto, qualche pipì in giro, il cane cosa fa? Sbadiglia, si gira dall'altra parte con tutto il corpo o semplicemente voltando la faccia. E noi diciamo, ecco, vedi che tira indietro le orecchie, si abbassa tutto così, guardando per terra. Altro segnale fortissimo, calmante, di dire vengo in pace, io sono piccolino, non farmi male. Ovviamente non si intende di picchiare il cane, ma anche solo non sgridarmi. E tanti dicono, il mio cane in realtà lo sa che ha fatto una marachella, che ha fatto un guaio, perché quando arriva a casa non mi guarda, oppure mi ignora mentre lo sgrido perché gira
la testa dall'altra parte, no, non è così. La comunicazione del cane in quel momento è, intanto, se il disastro non lo sta facendo esattamente in quel momento che siete entrati a casa, il cane non sa perché siete arrabbiati, sa solo che siete arrabbiati. E anche se voi ancora non avete proferito parola, lo vede il cane, lo percepisce dagli ormoni. Sappiate che l'adrenalina si sente a metri, non so esattamente a quanti metri di distanza, ma di sicuro a 2-3 metri di distanza si sente benissimo, e la produciamo immediatamente quando siamo arrabbiati. Postura, quindi la nostra postura immediatamente cambia se vediamo che c'è stato qualche problema in casa. E proprio rughe e corrugazione della faccia, ci mettiamo subito appunto in una modalità che fa capire a un animale che siamo arrabbiati immediatamente, nel giro di pochissimi secondi. Perciò non è che il cane prevede che ha fatto un disastro e noi ci arrabbiamo, ha capito immediatamente che siamo arrabbiati e mette in atto questi segnali, che possono essere sbadiglio, guardare da un'altra parte, girarsi con tutto il corpo dall'altra parte, accucciarsi a terra, andarsi a nascondere, perché poi sicuramente un cane recidivo, appunto, che fa spesso disastri, probabilmente per la noia o per un problema di ansia da separazione, a un certo punto prevede, quindi immagina già che il proprietario, quando rientra a casa, è probabile che sia arrabbiato con lui, anche se, ripeto, il cane non collega quello che ha fatto con l'arrabbiatura del proprietario. E quindi qua chiudiamo un attimo i segnali calmanti, per cui, ripeto, si potrebbe fare più avanti un video dedicato solo a quelli, perché ce ne sono molti altri messi in atto in particolare con gli altri cani, mentre con noi magari ne mettono in atto un pochino meno i cani. Però questi qua, sappiate, adesso sapete che se il vostro cane gira lo sguardo o sbadiglia mentre lo sgridate, per qualsiasi motivo, adesso ho citato quello dei disastri in casa perché è il più frequente sicuramente, non vi sta ignorando, anzi vi sta comunicando che vorrebbe non litigare, che quella situazione lo mette fortemente a disagio, e appunto per questo li facciamo rientrare nei sintomi da stress. In realtà è più corretto chiamarli segnali di stress. Vediamo che cosa mi sono segnata. Ok, in generale, appunto, ditemi se ci sono comportamenti particolari che vorreste sapere se sono un sintomo da stress o se sono un comportamento normale. Per esempio, faccio un altro esempio ancora, che rientra anche questo qua nei segnali calmanti, il ringhio. Tutti noi pensiamo che un cane che ringhia sia pericoloso, in realtà il ringhio è un segnale e può essere un sintomo di stress, perché immaginiamo un cane che ha dolore, si nasconde, noi ci avviciniamo e ci ringhia, magari fa anche il gesto di mordere. Non è che il cane è diventato improvvisamente aggressivo, è impazzito, non ci vuole più bene, no. È un segnale che dice: ho male, non voglio che mi tocchi perché ho paura che sentirò ancora più male, soprattutto se è così. Immaginiamo un cane con mal di pancia, con una frattura, sicuramente se lo tocchiamo avvertirà ancora più dolore. Perciò il ringhio anche qua è un segnale di qualcosa che c'è sotto. Il cane non ringhia perché è cattivo in quel momento, ma perché vuole comunicare qualcosa. Così anche il ringhio, se sgridiamo il cane, alcuni cani quando vengono sgridati vanno sotto il tavolo, si rifugiano lì, se il proprietario cerca di andare lì, ringhiano. Giustamente il proprietario si spaventa, però appunto lì il ringhio ha una motivazione valida per il cane. È invece un forte problema comportamentale da gestire assolutamente con un educatore cinofilo professionista, quando il cane ringhia senza nessuna motivazione, non è nascosto, non ha dolore. Passiamo, che ne so, in un corridoio, il cane si pianta lì e ci ringhia, ecco, quello non è un segnale di stress di per sé. Di sicuro c'è un problema di gestione alla base che va valutato, eccetera eccetera. Quindi dicevo, allora, questi qua sono i sintomi da stress che appunto devono essere valutati per capirne la motivazione,
Perché se non andiamo a risolvere quella, non andiamo assolutamente a estinguere il problema dello stress. Tornando ai casi iniziali, se fa voglio fare delle lezioni di gruppo con il mio cane va in dissenteria durante le lezioni di gruppo, è ovvio che alla prima, alla seconda ci andrà, ma se io lo abituo con gradualità, con esperienze positive, questo sintomo, lo stress, andrà diminuendo e scomparendo. Ne so, alla decima lezione di gruppo, il cane smetterà di avere dissenteria perché si sarà abituato. Ha capito che non è una situazione di pericolo e quindi mancherà, ecco, lo stimolo ad avere il sintomo da stress. Mentre per la questione, ad esempio, di grattarsi in maniera, ovviamente parliamo sempre in maniera compulsiva, non il cane che ogni tanto si gratta così in giro per casa, il cane che si gratta ossessivamente, dobbiamo assolutamente capire prima la motivazione. Se sono pulci, dobbiamo eliminare i pulci. Se il problema è la noia, dobbiamo eliminare la noia. Se il problema è la convivenza scorretta, problematica, difficile con qualcun altro, che sia un cane, un gatto, una persona, bisogna andare a lavorare su quella per eliminare il problema. Il richiamo è un sintomo da stress. Allora, sintomo da stress lo è già il fatto di rincorrersi la coda, e appunto, come dicevo prima, spesso anche ferirsi e strapparsi il pelo dalla coda. Di solito, dal momento che esistono anche problemi neurologici legati a rincorrersi la coda, io consiglio sempre una visitina al veterinario per verificare che davvero rientri nella sfera comportamentale, che non possa esserci qualcosa di patologico in gioco, la consiglio sempre, perché tanto male non fa, un controllo in più. Sicuramente dobbiamo verificare la gestione del cane, perché se io ho un cucciolo di pastore tedesco di 10 mesi, un cucciolone, lasciato in giardino 24 ore e sta in compagnia dei suoi proprietari 2 ore al giorno o anche meno, magari quando fa freddo i proprietari stanno in casa e il cucciolone sta fuori tutto il giorno, ovviamente è molto probabile che il problema sia che il cane si annoia, sta lì da solo, manca la questione sociale, proprio di branco, di stare insieme agli affetti. Magari non ha nessuno con cui giocare, non ha nessuno paradossalmente da rincorrere al di fuori del cancello. Avete presente quando si tiene il cane da guardia, diciamo, della proprietà? Quindi abbiamo un cancellone che dà magari sul marciapiede, anche di una ditta, non per forza di casa, e il cane sta lì, rincorre ogni persona, ogni cane che passa, lo rincorre, gli abbaia dietro. Uno dice: quello è stress. In parte sicuramente lo è, stressante rincorrere, abbaiare contro tutti quelli che passano, tuttavia è anche un modo di sfogare lo stress, perché comunque quel cane almeno non sta da solo fermo tutto il giorno. Mentre un cane che stia da solo tutto il giorno senza poter neppure abbaiare a qualcuno come difesa del territorio, è molto probabile che svilupperà qualche sintomo particolare, tipo rincorrersi la coda, scavare buche abnormi in giardino, distruggere la qualunque in giardino, perché non ha nessun modo di sfogare lo stress. Come si fa a comprovare che rincorrersi la coda è un problema comportamentale e non dato da problemi neurologici o da pulci o da dermatite, eccetera? Semplicemente cambiando la gestione del cane. Su un lungo periodo, quindi almeno un mese come tempistica, idealmente si danno molte più cose da fare al cane, di giochi interattivi. Io ho scritto anche una guida, la potete trovare sul sito playdogandcat.com nella sezione guide. Tutti i giochi interattivi migliori li ho racchiusi appunto in questa guida perché personalmente li do da fare a tutti i miei allievi. Poi si sceglie quello preferito dal cane, quello da dare quando il cane è a casa da solo perché è più sicuro, quello da dare quando i proprietari sono a casa, e sono tutti giochi che noi ci mettiamo 5 minuti a prepararli, anche meno, e il cane ci sta dietro da 10 minuti, anche mezz'ora. In questo modo diamo qualcosa da fare al cane, sia per sfogare le energie, ma anche proprio per una questione mentale. Noi pensiamo che sfogare le energie per un cane voglia dire semplicemente, spesso, rincorrere una pallina. Non è solo quello, quella è energia fisica, perché sì, okay, devo concentrarmi a vedere dove va la pallina, ok, ma è uno sforzo mentale veramente, veramente minimo. Mentre i giochi interattivi impegnano il cane
anche in maniera un po' più dalla parte della concentrazione, quindi mentale. Una volta che cambio questa gestione qua, magari faccio uscire di più il cane, faccio passeggiate più lunghe, più interessanti, più stimolanti, magari lo porto nel bosco, in campagna, in montagna, in tutti i posti dove ci sono odori diversi da quelli della città. E se vedo che nel giro di un mese, magari lo faccio anche entrare in casa, ecco, questa è una bella, sarebbe una bella cosa per il cane che sta sempre in giardino, poter entrare quando i proprietari almeno sono a casa. Se dopo un mese che ho cambiato la gestione del cane il problema di rincorrersi la coda ancora non è cessato, allora lì bisogna indagare più approfonditamente col veterinario se c'è un problema di tipo patologico, perché quello che si poteva fare dal punto di vista comportamentale l'ho già fatto. Così anche come il problema della dissenteria, no? Ripeto, se la dissenteria è acuta e viene una, due, massimo tre volte nel giro di poche ore o di una giornata e poi si risolve in automatico senza nessuno strascico, allora è probabile che ci sia stato un evento particolare, particolarmente stressante, e il cane abbia reagito così, quindi nulla di patologico, niente di preoccupante. Se invece il problema, come ho già citato prima, è la convivenza con qualcuno che non va a genio al cane, la dissenteria andrà avanti giorni, giorni e giorni. Da una parte sicuramente bisogna andare dal veterinario per capire di più, per capire se è un problema di vermi, digestivo, qualsiasi altra cosa che possa, io non le so perché non sono veterinario, so giusto due cose. E se non si risolve dal punto di vista veterinario, non c'è nulla che non va, allora si inizia a porsi domande, perché capire la motivazione di un comportamento anomalo del cane è sempre un farsi delle domande, pensare c'è qualcosa che può influire dal punto di vista comportamentale, causare questo problema qua. Allora, comincio a capire, c'è l'arrivo di un neonato, abbiamo fatto un trasloco, abbiamo cambiato area cani e ci sono cani che col mio cane non vanno d'accordo, è arrivato un cane nuovo, un gatto nuovo, un coniglio, un pappagallino in casa, il cane sta sclerando per il nuovo arrivato, una persona nuova, ho cambiato partner, sono sposata, quindi è venuto a casa mia il marito che prima però il cane vedeva solo di rado. Sono tutte cose che possono andare a influire negativamente, anche se apparentemente magari non vediamo tutto questo gran cambiamento. Ad esempio, l'arrivo di un neonato potrebbe essere un fortissimo elemento di stress per il cane, ma noi potremmo fare fatica ad accorgercene. Perché? Perché il cane non va ad attaccare il neonato, non si mostra aggressivo con il neonato, magari lo ignora, no? fa la sua vita. E magari sviluppa, appunto, inizia a grattarsi compulsivamente o a strapparsi i peli, gli viene una dermatite, appunto va in dissenteria o piagnucola per casa, cose strane, comportamenti anomali. Magari la motivazione è che odia sentire piangere, strillare il bambino. E tu non lo sai finché non hai, ovviamente, come ripeto, verificato che non ci sia motivazione patologica in corso. Però finché non hai provato a chiederti cos'è che può essere dal punto di vista comportamentale che gli causa questo sintomo qua, a seconda del sintomo che ha sviluppato, se non c'è stato nessun cambiamento di nessun tipo, il veterinario ha riscontrato che non c'è nessuna motivazione fisica, però è nato un bambino che urla come un disperato e ne so qualcosa, e il cane magari noti che se ne va dalla stanza ogni volta che il bambino urla, magari il problema può essere quello. È ovvio, la risoluzione dice cosa faccio, do via il cane o do via il bambino? No, semplicemente magari quando il bambino inizia a urlare, a un certo punto lo si capisce quando sta per iniziare una crisi, il cane si mette tranquillamente nella stanza più lontana, chiuso dentro, quindi siamo noi che lo accompagniamo a isolarsi in quel momento da quella situazione di stress, dandogli al contempo magari qualcosa di bello da fare, un ossetto da rosicchiare, il Kong classico, il Kong Wobbler da svuotare. Se non sapete cosa sono, nel canale YouTube che trovate Play Dog and Cat, ho fatto diversi video su questi appunto giochi interattivi.
E quindi magari il cane inizia addirittura non solo a rilassarsi in quella situazione perché noi lo allontaniamo da quella situazione di stress, ma addirittura a vederla come qualcosa di buono, perché associamo qualcosa di positivo a una situazione che altrimenti per il cane sarebbe negativa. Ditemi se è tutto chiaro, visto che non vedo più nessuno scrivere. La cosa più importante in generale, quando appunto si pensa che il cane stia soffrendo, subendo una situazione di stress, perfetto, l'altro cellulare mi ha abbandonata definitivamente, togliamolo proprio di qua. Prossima volta devo riuscire a capire bene come organizzarmi per le dirette, perché con i dispositivi è veramente un casino. Dicevo, la motivazione per cui il cane a un determinato anomalo comportamento, sintomo di stress, è sempre quello a cui bisogna mirare da risolvere. Beh, neanche, non dovremmo neanche stare a dirlo, ma probabilmente ci faremo sicuramente un video. I sintomi da stress mentre si va in macchina, abbaio, ululato, mi è capitato di vedere, distruzione di cose. Beh, ovvio, vomito, sciallorrea, che significa sbavare copiosamente, eccessivamente, tutti i sintomi da stress ovvi, percepibili da tutti, riconoscibili da tutti perché avvengono soltanto durante il viaggio in macchina e in nessun altro contesto. E ovvio, lì, quanto più è grave la situazione, bisogna intervenire anche da un punto di vista fisico, chiedendo al veterinario qualcosa di calmante, ma poi anche lì, punto di vista comportamentale, dobbiamo abituare il cane ad andare in macchina senza viverlo come un trauma assoluto, e da lì, con un percorso graduale, anche i sintomi dello stress vanno diminuendo e poi eventualmente scomparendo. Aspetta che leggo la domanda che è un po' lunga, scusa. Arrivato ex stallone, 4 anni. Lui tende a isolarsi. Ah, ok. Allora, intanto ex stallone, ma adesso è castrato o no? Già bene che vada d'accordo, dipende da come veniva tenuto prima, perché è ovvio, 4 anni significa che lui ha un bagaglio di esperienze precedente parecchio ampio. Bisogna vedere come viveva, con chi viveva, viveva con la femmina, stava a contatto con i cuccioli. Può essere da un lato, lui tende a isolarsi, può essere da un lato che ne abbia sinceramente le balle piene di stare in compagnia di altri cani se era tenuto insieme ad altri cani in allevamento. Piuttosto può essere che veniva tenuto, al contrario, veniva tenuto isolato. Vabbè, ok, castrato 2 giorni fa, è un po' pochino perché la castrazione per vedersi gli effetti si va da 1 mese a 3 mesi a seconda del cane, perché l'ormone, in realtà il testosterone, ci mette un po' di tempo a svanire, diciamo, dall'organismo del cane. Inoltre, piccola parentesi che spero la veterinaria mi possa confermare, ho già sentito diverse fonti, in alcuni cani, soprattutto appunto se hanno esercitato l'opzione di riprodursi, dopo la castrazione da adulti, se effettuata da adulti, hanno le ghiandole surrenali che iniziano a sopperire alla mancanza di testosterone, prodotto dai testicoli. Non succede nulla, non succede sempre, scusami, ma può capitare e me ne sono capitati diversi di cani così. Praticamente hai un cane castrato che si comporta ancora come, un cane intero. E ovviamente a quel punto non c'è più nulla da fare se non cercare di gestire i comportamenti. Ah, ok, 1 anno e mezzo. Adesso bisognerebbe verificare un attimo tutta la situazione, perché 1 anno e mezzo significa che è stato 1 anno e mezzo senza essere castrato in compagnia di altri cani. Non so bene, appunto. Poi per le situazioni particolari, ragazzi, bisogna sempre fare una consulenza specifica, perché non basta un video per capire le situazioni specifiche individuali. Tuttavia, volevo dire che sul fatto di tendere a isolarsi può essere dato dal fatto che prima era in compagnia di troppi cani o veniva tenuto al contrario, isolato, proprio perché stallone magari non andava d'accordo con gli altri cani maschi o faceva pipì in giro, quindi magari tendevano a isolarlo in modo da limitare i danni.
La notte si mette sulla porta della camera, non fa passare più nessuno e ringhia tutti. Più nessuno, immagino soltanto gli altri cani, perché se fosse con le persone sarebbe un grave problema assolutamente da affrontare al più presto possibile con un educatore. Con gli altri cani bisogna vedere, ecco, se l'ha tenuto in gabbia decisamente, allora è giusto che abbia questo comportamento, perché vuol dire che ha una deprivazione sensoriale, mancata socializzazione secondaria, efficace e tutta una serie di problematiche. Di per sé non è problematico che il cane resti nascosto e tenda a isolarsi, perché è un comportamento, ecco, si può sicuramente incentivare il fatto di stare più in compagnia nostra degli altri cani, però non è di per sé un grande problema. Se volete contattarmi, scrivetemi al profilo di Facebook oppure andate sul sito playdog.info, che è quello dedicato proprio all'educazione. Trovate il mio numero di telefono. Queste qua le indicazioni. Dicevo, invece, un attimino per il fatto che ringhia e non fa passare nessuno. Di per sé, ringhiare e non far passare, ripeto, gli altri cani, perché con le persone, sinceramente, preferisco che non avvenga, e quindi lì bisogna intervenire. Può essere una modalità naturale, normale, soprattutto se gli altri cani lo rispettano questa cosa. Perché i cani non necessariamente, appunto, noi abbiamo spesso un mondo rosa e fiori, i cani tutti amici, no. I cani hanno spesso delle gerarchie più o meno fisse, più o meno forti, cioè che un cane che magari, tra virgolette, dominante, non nel senso che intendiamo genericamente, ma semplicemente un po' più alto in gerarchia, non mette in atto questi comportamenti, però gli altri cani lo rispettano in ogni caso. Altri cani invece mettono in atto comportamenti che possono essere, appunto, ringhiare per non far passare i cani, e bisogna verificare se gli altri cani lo accettano. Allora, di per sé non è un problema, si sono stabiliti degli equilibri all'interno del branco canino di casa e bisogna verificare se è il caso di intervenire oppure no. E invece il problema, molto grosso, perché può sfociare in risse, anche in ferite, anche gravi, se uno degli altri cani non lo accetta. E lì scoppiano risse, mi è capitato un caso in particolare. Scoppiano risse anche accese, i cani si possono fare pesantemente male se uno dei due o più decide di mettere una sorta di regola, tipo, questo è proprio un esempio eclatante, quello che il cane si mette a un corridoio, a una porta e non fa passare gli altri. Appunto, lui decide di mettere la regola, ma gli altri non la vogliono rispettare, e qua nascono infiniti litigi anche gravi. Ok, se lo rispettano, allora non hai granché di cui preoccuparti, almeno per adesso. Sicuramente è una situazione che devi un attimo tenere sotto controllo. L'ideale sarebbe lavorarci un pochino su questa cosa, impedendogli di mettersi alla porta a ringhiare, proprio cambiando, creando un'abitudine intorno a questo comportamento differente. Però di per sé non ti devi preoccupare. Il problema è se a un certo punto uno degli altri cani decide di non rispettare più questa regola e lui non è disponibile a togliere questa regola. Ed è lì che si va in conflitto. Perché, ripeto, se si cercano video, anche non italiani, di comportamenti tra cani, spesso un cane, ripeto, soprannominiamolo dominante, mette una regola generale, può essere qualsiasi cosa, riferito ovviamente al comportamento canino, come ad esempio tu adesso ti metto sotto, quando il cane magari butta a terra un altro cane e dice tu non ti muovi finché non te lo dico io, ovvio, non lo dice ma lo fa capire, quindi resta sopra l'altro cane che ha buttato a terra, teso, magari anche ringhiando, ma anche no, non è detto, e lo fa muovere solo una volta che si è tolto. Ecco, se quel cane sottomesso, sempre tra virgolette, decide di muoversi prima, allora può scattare una rissa anche pesante. Se invece rispetta quello che gli sta dicendo l'altro cane, dice va bene, io sto qua, adesso quando ti togli, piano, infatti di solito piano piano si rialza il cane che è stato buttato a terra, allora l'altro cane non ha più niente contro il cane sottomesso. Cioè, a lui è bastato far rispettare quella regola lì. I cani veramente
dominanti, capo branco, chiamiamoli come ci pare, non hanno bisogno di far scattare le risse. Anzi, il loro obiettivo è non farle scattare, mettere delle regole che gli altri rispettino. Qua siamo andati un po', siamo sfociati nelle gerarchie tra cani. Sarebbe un argomento interessante, ditemi se vi può interessare, magari preparo quattro appunti appunto per affrontare l'argomento, perché ripeto, noi spesso vediamo il mondo dei cani, della convivenza tra cani, li vediamo molto pucciosi, poi in particolare i volpini, ciao, è tutto un mondo vaporoso, molto carini, però appunto alla base del comportamento dei cani ci sono sempre degli schemi naturali, quindi comunque cane che detta le regole, cane che ha bisogno di andare ad accoppiarsi, quindi mette in atto certi comportamenti un po' estremi. Ok, vale, a te interessa, ottimo, allora dopo me lo segno come altro argomento. Sì, ci sono un sacco di cose. Due maschi e due femmine, è un bel branco, Petra. Infatti spesso vedo i tuoi post nel gruppo, magari non commento, ragazzi, ma perché avendo due bambini veramente ho i tempi molto limitati per fare le cose online, quindi scusate se non metto sempre cuoricini, mi piace e commenti ai post. Ok, accidenti, sei cani in totale, è veramente un bel branco. Scusa, se Manuela, scusami, è un bel branco anche il tuo. Se i cani sono uno, due, moltiplicati per tre sarebbe un delirio. Torniamo un attimo all'argomento, anche perché abbiamo ancora 5 minuti, poi devo scappare a prendere i bimbi alla materna. Ditemi se vi è chiaro il fatto che appunto i sintomi da stress sono tanti, quali più gravi che si possono chiamare propriamente sintomi e quali invece i segnali calmanti che sono segnali di stress, non sono sintomi, che ripeto la parola mi sembra un po' più grave di segnali, dire sintomi, mentre sintomi potrei definire comportamenti ossessivi compulsivi, dissenteria, abbaio, ululato, e in generale comunque per tutto bisogna andare a capire la motivazione e verificare che cosa bisogna fare per estinguere la motivazione, che non significa necessariamente togliere il cane da quella situazione di stress, ma gestirla, quindi abituare il cane gradualmente a fare una determinata cosa, ad esempio andare dal veterinario, dal toilettatore, salire in macchina, oppure ho anche le lezioni di gruppo, quindi stare in mezzo agli altri cani. L'ansia alla separazione in Tommy, ma vale, ho scritto una guida dedicata all'ansia alla separazione. Beh, dopo magari scrivi due dettagli in più privatamente, che dimmi che cosa fa esattamente Tommy. Ecco, piccola parentesi per tutti, per i casi individuali bisogna rivolgersi a un educatore specializzato, in alcuni casi anche veterinario comportamentalista, che è l'unico che può prescrivere farmaci. Attenzione, meglio sicuramente che sia comportamentalista, cioè specializzato in comportamento, perché spesso i veterinari non informati abbastanza sul comportamento danno consigli un po' così così, tipo mettere il muso del cane nella pipì se la fa in giro per casa. Non fatelo, mi raccomando, anche se ve lo dice il veterinario. Ok, abbaio continuo, d'accordo, dopo Vale ne parliamo in privato, d'accordo. Quindi dicevo, bisogna andare sempre ad indagare la motivazione, in alcuni casi sicuramente è bene indagare anche dal punto di vista patologico, in particolare per i casi sicuramente più gravi, e per i segnali calmanti invece anche lì, ok, posso capire la motivazione, ma poi magari ho bisogno che il cane impari a sopportare quella situazione di stress e quindi ci devo lavorare su. Non basta che dico che il cane è stressato, lo tolgo da quella situazione, no. Ad esempio anche l'ansia da separazione, la questione non è, alcuni dicono vabbè, il mio cane soffriva di ansia da separazione, non lo lascio più da solo. Ok, ma se un giorno hai bisogno di lasciarlo da solo, è un cane che non è in grado di stare da solo e non va bene. Perciò bisogna andare a lavorarci.
E appunto escludere invece patologie nei casi in particolare, almeno quelli che abbiamo citato oggi, per l'alopecia, dermatite, strapparsi i peli dalla coda, ma anche in altri punti del corpo, grattarsi ossessivamente, leccarsi ossessivamente, anche quello può essere un sintomo, anche se è più diffuso nel gatto questo di leccarsi. Guaire senza motivazione può avere un'origine veterinaria. La dissenteria solo se prolungata, se sono solo 2-3 scariche al massimo in un arco molto breve di tempo, è probabile che sia una cosa passeggera e che non ci sia bisogno di correre al veterinario. Correte al veterinario solo se nella dissenteria c'è sangue, muco strano, o altre cose strane, vermi, altre cose in generale. Non indaghiamo che cosa si può trovare nella cacca dei cani. I segnali calmanti invece sono utili da conoscere per capire che il cane sta comunicando appunto una situazione di disagio, e anche lì bisogna capire a seconda del contesto della situazione esattamente come intervenire. Se sto sgridando il mio cane per una cosa successa mentre ero fuori casa, assolutamente la cosa che dobbiamo fare è imparare a non sgridare il cane quando torniamo a casa, perché tanto non capisce a cosa è correlato la sgridata. E invece intervenire sul motivo per cui ha combinato qualcosa a casa, che sia fare i bisogni, distruggere le cose, tendenzialmente sono queste le due cose che fanno i cani quando sono a casa da soli, oppure appunto toilettatore veterinario. È ovvio che capisco la causa è che il cane non vuole essere lì. Lavoro sull'abituare il cane a stare al veterinario, a stare dal toilettatore senza farsi venire un attacco di panico. E sono toilettatrice, quindi so appunto di cosa sto parlando. Ditemi se avete altre domande particolari sull'argomento. Vai, vi lascio un secondo pensarci. Intanto, scusate, faccio una cosa veloce veloce. Ok, bello della diretta. Allora, se nessuno ha domande, però inerenti all'argomento, non situazioni individuali specifiche, perché sennò non finiamo più in quel caso, direi che abbiamo finito la scaletta degli appuntini che mi ero presa. E la prossima settimana, sempre mercoledì alle 2:30, facciamo tanto atteso episodio sull'abbaio. Quanti vogliono l'episodio sull'abbaio? Alzino la mano. No, pe penso che siete in tanti. Dovrei coinvolgere anche qualche gruppo di maltese, perché sarebbero in tanti probabilmente anche in questi gruppi. E basta, dai, datemi un cenno. Qualcuno scriva qualcosa. Peccato che l'altro cellulare mi ha abbandonato totalmente. Va bene, allora io non vedo nessuno scrivere. Sì, abbaio, evviva! Ok, perfetto, ok. Allora mi preparo una bella scaletta e un approfondimento sull'abbaio. Ok? Ragazze o ragazzi, se c'è anche qualche uomo, vi saluto. Vado a prendere i miei bimbi alla materna. Lo so che è il vostro problema maggiore. Ho conosciuto qualche spizza e me ne rendo conto, appunto, ripeto, anche qualche maltese, quasi quasi sento qualche gruppo di maltese se sono interessati a seguire la diretta. Va bene, ragazze e ragazzi, se c'è qualcuno io vi saluto, e se c'è qualche altra domanda scrivete pure nei commenti di questo video, o scrivetemi in privato, che così approfondiamo se ci sono situazioni individuali particolari. Va bene, ragazze, ciao ciao e buona serata.